Dai, non mi toccare la telecamera. No, 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 no. Se no, cosa non mi fai? Se no, cosa mi fai? Non mi toccare la telecamera. Cosa mi fai? Non toccare la telecamera. Cosa mi fai? Mi fai un danno. Io sto lavorando. Allora, no, io mi sto mantenendo. Tu mi stai facendo il danno a me invece. No, io non sto facendo nessun danno. Non mi toccare la telecamera perché mi fai un danno. Attenzione, attenzione. Ehi, attenzione. Attenzione, attenzione, buono. Ma vedi che sei un coglione. Buono, buono. Ecco, questo era il caldo benvenuto che ci è stato riservato da due dei centinaia di ragazzi, poi diventeranno migliaia, che si sono dati appuntamento negli stabilimenti della TRW, una fabbrica abbandonata in via Enriquez a Livorno, per un rave party che continuerà per altri due giorni. Noi abbiamo chiesto di poter fare delle immagini, siamo entrati e ci siamo presentati identificandoci come giornalisti. Purtroppo evidentemente abbiamo beccato gli unici due che sono allergici tanto alla libertà di informazione quanto all'intelletto, perché si sono opposti, ci hanno minacciato, strattonato e hanno provato a levarci la telecamera. Capito che continuare a fare il nostro lavoro era impossibile per non causare un problema di ordine pubblico, ci siamo avviati all'uscita, ma questo non è bastato, ci hanno seguito e sono continuate le minacce, come potete vedere. Sì, non mi toccate. Ma te ti ucare ti ammazza di botte. Prendi cosa, coglione? Stai calmo, sto andando via. Sto andando via. Continua a riprendere. Sto andando via. Chiama tutti. Stai calmo. Io sto facendo il mio lavoro. Te l'ho chiesto gentilmente. Tu non devi venire a fare il lavoro qua. Perché? Apri, lascialo andare. Perché? Cosa sta telecamera? Perché? Lasciami stare. Bene, quindi avremmo voluto documentare quel rave, abbiamo documentato invece un clima che evidentemente non è amichevole. Non è la prima volta, dicevamo, che lo stabilimento della TRW è scelto per questo tipo di feste. Vengono ragazzi da tutta Italia, siamo già al terzo appuntamento che si sono dati. Le forze dell'ordine sono state informate anche di questo episodio e hanno identificato gran parte dei partecipanti a questa festa organizzata in notturne per i prossimi due giorni qua a Livorno. Ciao zio, stai continuando a fare stai calmo. Vabbè.